Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo cabochon. No, basta con questi cabochon. Dai, immagino che dopo un po', però mi dispiace anche per il fatto di aver suddiviso così tutti i video. È anche molto pratico per me perché avendo tutti i video suddivisi posso anche fare dei link diretti dal sito al video del cabochon. In questo modo le persone che magari visitano solo il sito, se hanno voglia di vedere il cabochon direttamente anche un pochino dal vivo, tra virgolette, hanno un link diretto a quel video che parla soltanto di quel cabochon. Ci sono ancora un paio di video che devo pubblicare, quindi abbiate pazienza. Uno è sul cabochon, quello color, diciamo, corallo, ma no, non è proprio corallo, però io l'ho chiamato red coral, una cosa del genere. E poi ce n'è un altro cabochon che ho fatto a goccia, che si chiama Galaxy, e ho utilizzato le paste polimeriche trasparenti, un po' di Royal Blue e il glitter silver di Fimo Effect, molto molto bello, un colore che mi piace tanto. Comunque, niente cabochon, una nuova creazione, probabilmente un nuovo tutorial in arrivo. No, no, non probabilmente, voglio fare un nuovo tutorial perché ho realizzato questo anello. Vi piace? A me piace molto, poi ve lo faccio vedere più da vicino. Come avete visto in uno dei miei ultimi video, che non parlavo stranamente di cabochon, ho acquistato questo libro, Beaded Opulence, no? Che parla della tecnica Right Angle Wave, no Right Angle Wave, ok? E quindi ho studiato un pochino questo libro durante questi ultimi giorni perché volevo provare a realizzare qualcosina. In effetti ho fatto dei campioni piuttosto orribili che poi vi mostro più da vicino, ma più che altro per cercare di capire come dovevo gestire la tecnica e anche per avere un po' di pratica, così nel momento in cui poi sarei andata a fare un tutorial, ecco, sapevo quali erano circa le difficoltà che potevate incontrare. Ho creato delle, come vedete, delle semifascette. Fascette mi sembra un po' troppo, questa è anche mezza smontata, poverina. Comunque piatte, per vedere un pochino anche come si posizionavano le perline nella lavorazione piatta. E poi ho cercato di creare una specie di tubulare, perché ci sono all'interno del libro delle armature, diciamo, che poi sarebbero in realtà la tecnica Right Angle Weave, però disposta circolarmente, quindi come se fossero dei tubulari. E poi all'interno di questi tubulari teoricamente bisognerebbe mettere qualcosa di rigido, come un filo memory o come, ancora meglio, proprio dei bracciali rigidi in metallo, e rivestire questi bracciali rigidi in metallo con delle perline lavorate secondo la tecnica Right Angle Weave. Quindi ho fatto un po' di tentativi, due, tre, non di più. Dopodiché mi sono buttata nel provare a realizzare qualcosa. In realtà per questo anello ho preso ispirazione da un progetto che è già presente sul libro, è un anello, anche se poi il risultato finale è un po' differente, perché io volevo provare a realizzare l'anello che è presente sul libro, soltanto che poi io, come comincio a inserire perline, ci devo mettere del mio perché sennò mi sento male. E quindi alla fine ho rismontato un po' il lavoro, l'ho rimontato così come mi era venuto in mente di poter realizzare un qualcosa di un po' diverso, e ho decorato l'anello con anche delle perline 15-0 che ho messo qui, non so se vedete bene da lontano ai lati, comunque poi ve lo mostro più da vicino. Creando una specie di picot che rendessero un pochino l'anello particolare, un po' più carino, un po' più decorato. Comunque la tecnica per realizzare l'anello è veramente semplice perché si tratta di fare diversi livelli di right angle weave, sempre piatti, che vengono sovrapposti, e poi applicare queste decorazioni con le perline dorate, niente di che. E niente, adesso vi mostro l'anello da vicino così insomma lo vediamo meglio insieme. Eccoci qui, questo è l'anello indossato per farvelo vedere più da vicino. Allora, ho usato perline dimensione 11 in due colori, questo color violetto e color rosa, e poi ho utilizzato perline 15-0 tutte argentate che ho messo tutte intorno a questo quadrato rosa, diciamo, che si trova sull'anello, e poi le ho posizionate anche un pochino qui al centro. La lavorazione non è proprio perfetta perfetta, però insomma è il mio primo lavoro con questa tecnica utilizzando proprio le perline, quindi devo anche imparare un pochino a gestirla. E vi volevo far vedere anche i campioni che ho realizzato più da vicino, perché in particolare vi volevo far vedere che, come vedete, le perline non assumono proprio quella posizione squadrata che invece solitamente hanno gli Swarovski quando vengono lavorati secondo questa tecnica.
Perché comunque sono perline, ho fatto diversi tentativi e il risultato è sempre lo stesso. Cioè, nel senso che ho pensato che magari potevo modificare un pochino la tecnica per fare in modo che le perline si posizionassero in modo più squadrato, e invece mi sono resa conto che qualsiasi tentativo faccio, bene o male, il risultato è questo. E vi devo dire, a me sinceramente comunque non dispiace, perché mi piace molto che la maglia sia fitta. Poi in questo caso ho utilizzato perline di due dimensioni differenti. Quelle molto chiare sono 8-0, queste qui invece sempre color violetto sono 11-0. In questo caso invece ho utilizzato soltanto perline da 8-0. Poi, come vi dicevo, c'è anche questa struttura tubulare, chiamiamola così, che si ottiene fondamentalmente realizzando prima la lavorazione piatta e poi chiudendo la lavorazione piatta in questo modo, aggiungendo un'ultima fila di perline. In questo modo si ottiene una lavorazione circolare, al cui interno poi, come vi viene proposto anche dal libro che vi ho mostrato in precedenza, si può mettere un'anima rigida, in modo che il vostro bracciale risulti un bracciale rigido, tutto rivestito da queste perline. Un effetto molto molto bello. E un'ultima cosa che vi volevo dire sull'anello, che per quanto riguarda la fascia invece sono andata su una lavorazione al peyote, utilizzando sempre le rocaie da 11-0. Tutto qui. Spero che l'anello vi sia piaciuto e se magari siete già pratici di questa tecnica, che comunque, come vi dicevo anche nel video relativo al libro, è la stessa tecnica che fondamentalmente adottiamo per lavorare con gli Swarovski, quindi non è niente di nuovo, soltanto che con le perline l'effetto è un po' diverso rispetto agli Swarovski, perché con quelle perline tendono ad essere tondeggianti, quindi non assumono quella forma squadrata che invece si ottiene quando lavoriamo con il bicono. Niente, io spero di poter registrare il tutorial quanto prima, credo entro domani, dopodomani, quindi diciamo in settimana spero di pubblicare il tutorial su YouTube. Stavo pensando comunque di realizzare un anello con una colorazione diversa, in modo che possiamo avere diversi campioni, possiamo ispirarci maggiormente. Però ecco, pensavo di cambiare i colori anche un po' per me, perché se no mi tocca riprodurre una cosa che è proprio identica a qualcosa che ho già fatto. E sì. Tranquillamente posso farlo, però se cambio i colori già per me diventa un po' più divertente. Insomma, faccio il tutorial con un po' più di entusiasmo, tutto qua. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!